La diffida è esattamente come il ricorso al TAR, è uno strumento giuridico. Noi ci siamo convinti, lo sapevamo, ma insomma, di fronte a tutto quello che sta accadendo è evidente che solo attraverso la legge forse si può ottenere qualche cosa. La diffida è uno strumento con il quale noi diciamo ai soggetti che stanno determinando questo stato di cose di fare attenzione, perché loro di fatto ci stanno sottraendo una garanzia per la salute e ci offrono il fumo. E allora, se dovesse accadere qualcosa di grave ai cittadini del nostro comprensorio, perché la diffida è in difesa dell'ospedale di Guardia Grele, ma a questo punto di tutti i luoghi in cui gli ospedali vengono chiusi, questi signori andranno direttamente in tribunale, perché si dovranno assumere tutta la responsabilità dei danni che con molta verosimiglianza purtroppo a ciascuno di noi potrebbero derivare dalla mancanza di un ospedale come finora abbiamo avuto e dall'assenza di tutto ciò che dovrebbe sostituire. Perché restando alla legge, esiste un piano operativo che è quello che viene certificato dal governo ed è l'unico che ha valore, per il quale a Guardia Grele ci sarà, come negli altri ospedali, questa famigerata RSA, che è un centro di accoglienza fino a 90 giorni per persone che dovessero avere dei problemi diciamo di cronicità di malattia. Ma tutto il resto, questo progetto pilota del quale parlava Gianna, l'impegno per Casoli di cui sta lì, è nel regno della buona volontà. Ciascuno può dire quello che sogna, ciascuno può dire quello che vorrebbe, ma di fatto c'è una serie di ospedali che chiude, c'è una popolazione dell'interno che viene privata del diritto elementare alla salute e poi ci sono promesse. C'è la dichiarazione colorata di tante cose belle, ma di fatto, ripeto, in termini di legge per noi non c'è niente. E allora Simone adesso vi dirà perché con un ricorso al Tribunale amministrativo noi speriamo di poter invertire questa cosa.